Oggi con Terza Pagina andiamo nella Reggia dei Medici e lo facciamo attraverso un videogame. Si sta ultimando infatti The Medici Game, dedicato alla storia e ai capolavori della Reggia Medicea di Firenze. Il videogame, ideato per cellulari e tablet, è ambientato nelle fastose sale della residenza granducale ed anche in alcuni angoli del giardino di Boboli. Torna il premio Carla Poesio, destinato alla miglior tesi di laurea in letteratura per l'infanzia. L'iniziativa, sostenuta dalla Book Fair di Bologna, è aperta a tutti gli studenti che abbiano conseguito il titolo accademico negli ultimi 3 anni. Tutte le informazioni sul sito della Book Fair. E si consolida la presenza dell'editoria italiana alla Buchmesse di Francoforte, in programma dal 16 al 20 ottobre 2019. Saranno 252 gli editori e agenti letterari italiani presenti. Lo Spazio Italia, stand collettivo italiano, riunirà 134 editori in oltre 500 metri quadrati. E a proposito di editoria, a Pordenone nei giorni scorsi si è parlato del ruolo della poesia. Vediamo come con Pierluigi Vito. Qui tutto diventa veloce. Troppo veloce. La sete dell'uomo contemporaneo e dell'uomo di buona volontà poetica è quella di trovare una parola finalmente decisiva, una parola che non tergiversa, che non divaga, che non si limita a decorare, ma una parola che arriva al fondo di noi stessi e ci permette di scavare dentro di noi per conoscerci interamente. La strada continua e non voglio vedere dove finisce. Mi diceva un grande poeta come Attilio Bertolucci: se tu non provi alla fine di una poesia quella intima gioia di averla scritta, è inutile scrivere. Ed è, penso che sia una grande verità. Con quanta calma guardi avanti e con che sospetto ti sbirci alle spalle. Se la poesia insegue la felicità, deve prima di tutto cercare di definire che cosa sia. E arrivarci non è semplice, probabilmente ci si può arrivare solo attraverso un giro di parole. Forse la poesia potrebbe essere proprio questa perifrasi, un modo per circondare il contenuto della felicità senza dirlo direttamente. E tutte le volte mi domandavo, sbalordito, come fosse possibile che una polvere celeste potesse ridare il bianco. Il linguaggio è l'unica rivoluzione che ha vinto in realtà, no? Il linguaggio si trasforma continuamente e la grande fortuna che hanno gli uomini è di riuscire a comunicare. Sono sempre stato qui e ti aspettavo, ragazzo. La parola poetica spesso viene confusa con lo sfogo, il diario, l'intimismo di vario genere. No, la parola poetica ha una storia, questa storia va conosciuta e ha soprattutto un'unicità e questa unicità va vissuta pienamente. Oggi il dolore non c'entra con lui, è solo paura per la propria morte. In Italia si scrive moltissima poesia e forse non se ne legge così poca, ma si tende a leggere sempre gli stessi poeti. Forse anche le persone che fanno poesia o che si occupano di poesia dovrebbero fare tutto quello che possono per rafforzare il senso della molteplicità di voci che ci sono nell'orizzonte poetico.